Oggi Piazza Dante è una piazza importantissima, un momento sindacale veramente della massima importanza. Sì, oggi è un momento di informazione per la popolazione di Napoli. Stiamo facendo un giro in tutta Italia, nelle varie piazze dei più grossi centri metropolitani, per informare le persone su quello che sta accadendo, sulle restrizioni della libertà. Sulle restrizioni della libertà costituzionale, quali? Quelle di circolazione, di espressione e quelle anche di manifestare. Perché in taluni casi abbiamo avuto anche problemi nel manifestare. Il proprio cervello. Cioè qua, siamo in compagnia del professore Guido Cappelli, docente universitario, professore, cosa la spinge questa sera ad essere relatore in questo evento importantissimo, sindacale, ma non solo? La necessità di testimoniare il malessere, la preoccupazione che un settore meno minoritario di quanto si voglia credere del mondo della cultura sta nutrendo per la situazione che si è venuta a creare, che è chiaramente una situazione autoritaria e se non addirittura pre-totalitaria. Ci sono delle soluzioni? Se sì, me ne accenni qualcuna. Ci sono soluzioni, scusa? Se sì, me ne accenni qualcuna. Ma io credo, guarda, che di soluzioni è difficile parlare, veramente sarebbe poco realistico prospettare soluzioni chiare e veloci. Io credo che la soluzione è questa, cioè è la piazza. Non solo la piazza, cioè la mobilitazione a tutti i livelli, quindi sia giuridica, sia di piazza, sia politica, nel tentativo di smuovere la situazione. È anche vero che io ritengo che certe battaglie non si fanno solo per vincerle nell'immediato, ma anche per lasciare una testimonianza anche per il futuro. Bene, allora sul comparto appunto è utile spendere qualche parola, perché la scuola dopo il comparto sanità è stata quella sotto attacco del governo con una serie di misure che non tanto puntano alla sicurezza delle scuole quanto invece a creare discriminazione, quindi il luogo per eccellenza dell'inclusione si sta trasformando nel luogo dell'esclusione. Si stanno verificando, in redazione arrivano telefonate ma anche email di iniziative sconsiderate al limite dello spregiudicato di alcuni dirigenti scolastici che pretendono addirittura la vaccinazione non solo degli alunni ma anche dei genitori. Sì, in effetti nonostante le rassicurazioni che ci sono arrivate anche dal garante della privacy, stiamo assistendo a una serie di segnalazioni da parte dei docenti che anche nelle ore che non sono in servizio, addirittura nei giorni festivi, vedono arrivare le richieste dei dirigenti che pretendono di sapere qual è la loro condizione sanitaria, quindi un incrocio di dati che non dovrebbe essere già nella loro disponibilità, ma l'assurda richiesta poi appunto di avere il tampone anche nei giorni in cui non si è in servizio. Qual è l'atteggiamento del sindacato rispetto a queste problematiche? L'atteggiamento è quello di dura protesta su questi provvedimenti e soprattutto di dare l'assistenza necessaria a genitori, a docenti, a personale ATA, chiunque avesse bisogno di avere un supporto legale in questi soprusi. Allora, io ritengo una cosa, c'è una responsabilità, ma c'è una responsabilità che non è stata individuata o non è stata fotografata. La vera responsabilità del primo tempo e quindi quella grande esplosione di moria italiana, 100.000 morti, più di 100.000 morti. È il secondo tempo, l'assenza completa della medicina territoriale. Partiamo da due componenti, una è quella che appartiene a una situazione epidemica, non c'è epidemia al mondo, io sono un epidemiologo, che non sia stata aggredita e verificata dalla medicina territoriale. Quando manca la medicina territoriale le epidemie esplodono, inevitabilmente, perché in ospedale si ci va solo quando si è complicati. Io da marzo dell'anno scorso e sto sottoscrivendo questa realtà, la responsabilità dei morti in Italia appartiene ai medici di territorio, ai medici di base, perché arrivare sull'ammalato ai primi giorni significa risolvere il problema sicuramente e non far complicare la persona. Se la gestione centrale mi annuncia in maniera drammatica che il paziente con la febbre virale debba prendere la tachipirina e deve stare in attesa, stiamo parlando della tachipirina che è il paracetamolo, no? Che praticamente è un ossidante che blocca il glutatione che manca a fare apposta il veicolatore degli anticorpi. Quindi immaginate poi del tachipirina
cortene, cortisone, eccetera, nessuno è potuto scampare a una polmonite interstiziale. Questo è il primo tempo, quindi responsabilità dei signori. Secondo tempo, l'area praticamente vaccinale. E l'area vaccinale significa poi imporre il Green Pass, imporre una situazione che io non ho mai visto in nessuna parte del mondo. Siamo in un momento storico in cui inevitabilmente siamo diventate dei lobotomizzati. Da Veronica, la domanda l'abbiamo più o meno detta a telecamere spente: come stai vivendo questo momento? Allora, io personalmente la sto vivendo male a causa del fatto che sono ancora indecisa, non sono sicura di voler fare o non fare questo vaccino e soprattutto non sono sicura di volerlo o poterlo fare adesso, però questa cosa mi ostacola molto nel riprendere mano la mia carriera universitaria, perché fare il vaccino in questo momento comporterebbe prima di tutto un viaggio per tornare nella mia regione di residenza che mi verrebbe a costare. Dove sei? Sono residente in Abruzzo e studio qui a Napoli. Il viaggio per tornare al mio paese di residenza per fare il vaccino mi verrebbe a costare quanto il mio stipendio settimanale, e anche attendere la data stessa del vaccino comporterebbe il fatto che finché non mi danno questa data io sarei impossibilitata a dare esame in presenza, a accedere a una qualsiasi struttura universitaria come la segreteria. Non trovo concepibile che ci viene permesso di assemblarci nelle piazze il sabato sera, essere tutti attaccati, però non posso fare la fila alla segreteria con la mascherina sulla faccia, distanziandomi dalle altre persone. Grazie. Sì, il problema principale secondo noi studenti contrari al Green Pass e non alla vaccinazione ma al Green Pass è il clima di discriminazione che si sta creando non solo nella società civile ma nel nostro caso specifico nelle università. Gli studenti non possono entrare, non possono seguire oppure sono costretti a seguire a distanza, e questa cosa è contraria alla Costituzione che tutela il diritto allo studio, tutela il diritto a noi studenti. Ma anche alla libertà di scelta, alle libertà individuali, l'articolo 32 è chiarissimo su questo. Certo, e quindi una parte di noi studenti si sta organizzando per manifestare ovviamente in forma pacifica, autorizzata e quant'altro, ci teniamo a dirlo, non contro la scienza, non contro i vaccini, ma contro una norma coercitiva, una norma che è di carattere politico, non sanitario. E questo non lo diciamo noi, ma gli stessi medici e gli stessi media.